www.maurizio.it, gli acquisti digitali degli italiani con un focus sui giovani under 25, la cosiddetta generazione Z, si usa questo termine che è per identificare questa fascia di giovani, ma anche sono, dicono, cashless, cioè utilizzo, questi termini in inglese, utilizzo meno del denaro e più delle applicazioni, quindi delle app, quindi pagamenti fatti tramite le app. Quindi c'è l'ultima ricerca che vi allego poi il link di consorzio Netcom e ci parla che un giovane su tre usa come strumento digitale le app per pagare, quindi molto meno il contante e più il pagamento fatto con le app. E quindi la percentuale è del 66%. C'è anche questo nuovo modo di utilizzo della spesa che è buy now and pay later, cioè compra oggi e paga dopo. Bisogna stare attenti su questa cosa qui perché è tutto molto facile, tutto molto semplice. Con il telefonino posso acquistare online, fare pagamenti digitali e comprare oggi e pagare dopo, ma dopo quando? Quindi bisogna anche sapere di educazione finanziaria, organizzazione del proprio budget personale, finanziario e familiare e poi via via discorrendo per sì, comprare ora e pagare dopo. Non è peccato, ma bisogna tenere sotto controllo la propria spesa. Percentuale di acquisto che fatto in maniera digitale che aumenta fino al 50% per le fasce più adulte dai 25 ai 44 anni. La BCE ci dice anche che c'è stato un calo dell'utilizzo anche del denaro contante dall'86 al 69% in termini proprio di movimento di denaro contante. Quindi cashless, questa nuova modalità di a pagamento, ma bisogna tenere presente l'educazione finanziaria. Alla prossima!